benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. Morto all'ospedale dell'Aquila il boss Messina Denaro, l'ultimo esponente delle cosche stragiste, da tempo ammalato di cancro, gli sarà fatta l'autopsia, niente funerali, sarà sepolto accanto al padre, mafioso pure lui. Una classica e sapiente indagine di polizia ha consentito alla Procura di Palermo e ai ROS di stanare il boss che si era costruito una nuova identità per curarsi il tumore. Al TG Sicilia il sindaco di Castelvetrano ha fatto tanto male, mettere fine all'illegalità e all'impunità. Qui non c'è più spazio per personaggi equivoci. Cosa Nostra punta ancora sugli affari illegali, il pizzo, la corruzione, in grado di servirsi anche del web e comunque costretta a subire l'avanzata dell''ndrangheta miliardaria grazie al traffico di droga. Femminicidi, morta la donna di Pantelleria data alle fiamme dal compagno durante una lite furiosa. Nuova rissa a Sferracavallo, l'allarme delle associazioni della borgata marinara di Palermo, siamo come il Bronx. Catania insicura, gare clandestine di automobili notturne e impennate di motociclette in piena città e in totale assenza di controlli. Calcio, coraggio ed equilibrio, la ricetta di Tabiani per sfidare il Foggia stasera al Massimino. Primo stop in campionato per il Messina, superato 1-0 dalla Virtus Francavilla. Bentrovati, Messina Denaro è morto nella notte all'ospedale dell'Aquila, esce di scena l'ultimo stragista mafioso, era stato arrestato il 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza. Tonino De Mana. Ha sfidato anche la morte, resistendo forse più del dovuto, senza alimentazione e con un fisico ormai divorato dal tumore. Matteo Messina Denaro, 61 anni, è morto nella notte all'ospedale dell'Aquila. Niente accanimento terapeutico, il super boss lo aveva detto ai medici che hanno rispettato le volontà del paziente. Non un paziente comune, ma l'ultimo stragista di Cosa Nostra, arrestato il 16 gennaio scorso dopo ben 30 anni di latitanza. Il capomafia soffriva di una grave forma di tumore al colon che gli era stata diagnosticata mentre era ricercato alla fine del 2020. Come ti chiami? Matteo Messina Denaro. Dopo la cattura, Messina Denaro è stato sottoposto a chemioterapia nel supercarcere dell'Aquila. Un'equipe di oncologi e di infermieri del nosocomio abruzzese lo ha costantemente seguito e monitorato. Nei 9 mesi di detenzione, il padrino di Castelvetrano è stato sottoposto a 2 operazioni chirurgiche legate alle complicanze del cancro. Dall'ultimo non si è più ripreso, tanto che i medici hanno deciso di non rimandarlo in carcere, ma di curarlo in una stanza di massima sicurezza dell'ospedale. Venerdì, sulla base del testamento biologico lasciato dal boss, gli è stata interrotta l'alimentazione ed è stato dichiarato in coma irreversibile. Nei giorni scorsi la direzione sanitaria dell'ASDR dell'Aquila ha cominciato ad organizzare le fasi successive alla morte del boss e quelle della riconsegna della salma alla famiglia, rappresentata dalla nipote e legale Lorenza Guttadauro e dalla giovane figlia Lorenza Lagna, riconosciuta ed incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza ad aprile. La ragazza, con la nipote del boss e la sorella Giovanna, gli è stata accanto fino all'ultimo. Esce così di scena un boss sanguinario e che, davvero mafioso, ha deciso di non svelare e portarsi nella tomba fatti e misfatti di Cosa Nostra. Io non mi pento, ha detto ai magistrati che lo hanno incontrato 3 volte. Se non mi fossi ammalato non mi avreste preso, ha detto sfottente ai PM, spiegando che è stato il cancro a fargli abbassare le difese e a portarli sulle sue tracce. Il resto è storia recente. L'arresto del 16 gennaio, la malattia, l'agonia, la morte. Obiettivo identificato, lo abbiamo catturato. Messina Denaro sapeva mantenere il potere come un padrino e con la ferocia presa da Riina. Vita, storia, crimini, donne del boss. Mario Viola. Lo chiamavano il boss dei due mondi, Diabolic, la primula rossa, Usicco, ma quest'ultimo soprannome a lui proprio non piaceva. Matteo Messina Denaro, di soprannomi affibbiatogli dalla consorteria mafiosa, dalla vulgata popolare o dalla stampa, ne aveva davvero tanti. Ultimo rimasto degli appartenenti alla cupola della strategia stragista, l'uomo di Castelvetrano probabilmente non era diventato capo dei capi dopo la scomparsa di Riina e Provenzano. I suoi affari gli bastavano nella provincia trapanese e i suoi interessi erano altri e molteplici. Figlio di Don Ciccio,
Ciccio, Francesco Messina Denaro, Matteo era un predestinato. Su di lui tante chiacchiere per il suo essere femminaro, un aspetto che Cosa Nostra non apprezza in un uomo. Tante chiacchiere anche per l'uso del patrimonio, ma il suo potere non è mai scomparso, mai stato intaccato. Nasce a Castelvetrano nel 1962, secondo genito del boss più potente della Valle del Belice, appunto Francesco. La madre Lorenza Sant'Angelo, il fratello maggiore Salvatore, ha 9 anni più di lui e di mestiere fa il funzionario di banca. Dopo di lui 4 sorelle, una di queste è in carcere. Eredita il potere, gli affari del padre, entra nella cupola di Cosa Nostra, ma non sarà mai un boss sanguinario quanto il capo dei capi, anche se certamente lo è anche lui. Predilige la mediazione, la trattativa, anche se non si tira indietro quando c'è da commissionare un crimine. La prima denuncia per mafia arriva l'11 febbraio del 1989. Il reato è di associazione mafiosa in concorso. A parlare di lui per la prima volta come uomo d'onore è Baldassare, detto Balduccio di Maggio. A soli 25 anni, ritenuto coinvolto però nella sanguinosa faida fra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Alla fine sterminerà tutti i suoi avversari, senza riguardo neanche per le donne incinte, mostrando che, anche se è un diplomatico, è capace di essere implacabile. Nel 1993 viene inserito nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo e tale resterà fino a gennaio di quest'anno. Lo abbiamo catturato! Appunto, la cattura di Messina Denaro è frutto di una classica indagine di polizia. Rimane certo l'amarezza per i 30 anni di latitanza coperta dalla borghesia mafiosa, quella denunciata dal procuratore De Lucia, Manlio Viola. 6 ergastoli, ma solo 9 mesi di carcere, molti dei quali trascorsi in ospedale. Matteo Messina Denaro alla fine è riuscito a restare libero per quasi tutta la vita. Condannato per aver avuto un ruolo anche nella strage di Capaci del 92 e nelle bombe di Roma, Firenze e Milano del 93, il boss è rimasto un fantasma per 30 anni. Alla sua cattura si è arrivati grazie a un'indagine tradizionale condotta dai carabinieri del ROS, coordinati dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. Un'indagine che dimostra come anche i boss latitanti, garantiti da 1000 coperture nel mondo delle professioni, possono essere catturati anche senza l'ausilio dei pentiti. 2 gli elementi che ne hanno consentito l'arresto: un pizzino nel quale la sorella accenna alla malattia che poi si scoprirà essere quel cancro al colon che adesso lo ha ucciso, e il ritrovamento di una chiave d'auto. Il pizzino viene intercettato dopo mesi e dopo aver trovato anche tanti altri messaggi non utili però alla sua cattura, ma quello finalmente dà un elemento: il boss deve curarsi, e lavorando sulle possibili strutture di cura oltre che sui patrimoni e sui favoreggiatori si stringe il cerchio fino ad arrivare anche ad una chiave. Si tratta della chiave elettronica di un'autovettura, un Alfa. Gli investigatori hanno l'intuizione, non la sequestrano ma la clonano, e lavorando sui codici della chiave risalgono all'auto e da quella agli spostamenti. È così che il 16 gennaio i carabinieri lo intercettano mentre sotto falso nome va a sottoporsi alla chemioterapia alla clinica La Maddalena. Lui arriva, intuisce e prova a scappare. Rischiano persino di perderlo mentre a piedi da solo si avvia verso il bar con l'intenzione poi di andare via. Ma intorno alla clinica è accerchiata e viene riconosciuto e fermato. La vulgata sostiene che si è consegnato per farsi curare, ma lui i mezzi per ottenere le cure non mancano di certo. I suoi 9 mesi e 41 bis però passeranno per lo più proprio in ospedale. Stanotte si è chiusa un'era, ma non la lotta alla mafia né l'inchiesta su quella borghesia mafiosa che lo ha nascosto e protetto per tanto tempo. Il sindaco di Castelvetrano, la città dove è nato Messina Denaro, commenta ai nostri microfoni la morte del boss stragista. La nostra comunità ormai da anni ha cominciato un percorso contro la mafia, dice, ma attenzione a certi personaggi. L'intervista è di Luca Ciliberti. A Castelvetrano oggi si respira aria nuova, è come se il paese si fosse liberato da un macigno che per decenni ha condizionato la vita e la reputazione di un'intera comunità. La morte di Messina Denaro è un epilogo, ma la fine della storia della mafia vorremmo averla scritta già da tempo, perché abbiamo iniziato un percorso di consapevolezza sana, cruda, in questa città, con dei segni importanti, con l'intitolazione del secondo circolo a Giuseppe Di Matteo, con un poster gigante che abbiamo fatto davanti alla scuola a pochi passi dalle proprietà dei Messina Denaro. Se vogliamo valorizzare quello che è importante nella nostra terra valorizzare, a cominciare dai beni confiscati alla mafia, che in questo momento danno dei buoni risultati, sono una storia di successo e danno la cifra di un consenso largo, straordinario, civile e civico che c'è in questa città. A Castelvetrano però vivono ancora oggi i parenti di Matteo Messina Denaro. È ancora il paese dove vivono parenti di Matteo Messina Denaro.
però non hanno alcune attività di rilievo. Spero, diciamo, che possano intraprendere attraverso la loro discendenza strade diverse che li allontanino via via dalla mafia. Il sindaco infine mette in guardia tutti parlando di pericolosi annacamenti disdicevoli. Il territorio parla, è chiaro, diciamo, che qualche personaggino in giro che ancora vuol far credere di essere interno alla famiglia mafiosa o vuol far credere chissà che cosa c'è, dico, a questi bisogna negare non solo il consenso, non bisogna prenderci manco un caffè al bar e sicuramente non bisogna farci affari, questo è quello che volevo dire. Cosa Nostra adesso è una mafia meno violenta, certamente, che attrae nuove generazioni e punta ai fondi pubblici nazionali e comunitari, è quanto emerge dalla relazione della Direzione Investigativa Antimafia. A dominare tuttavia è l'Ndrangheta. Cosa Nostra cerca manovalanza criminale. Angelo Gagliano. È una mafia che perde pezzi ma che al tempo stesso si rinnova, attrae le nuove generazioni e per farlo punta web e metaverso. A rivelarlo è la relazione della Direzione Investigativa Antimafia. Cambiano i tempi, cambia la mafia, sempre meno ricorso alla violenza, sempre più interesse negli affari e negli investimenti, soprattutto in aree del paese dove c'è una forte sofferenza economica. La DIA mette in evidenza una mafia decisamente diversa, che si adatta al contesto e si infiltra, silenziosa, attraverso pratiche corruttive, riuscendo a cogliere anche le opportunità offerte dai fondi pubblici nazionali e comunitari, Recovery Fund e PNRR. Comanda l'Ndrangheta, assoluta dominatrice della scena criminale, anche al di fuori dei tradizionali territori di influenza, con mire che interessano quasi tutte le regioni, con le 'ndrine calabresi ormai esperte di narcotraffico e capaci di gestire una complessa e affidabile catena logistica, specie in Sud America. Mafia che cerca di riorganizzarsi, abbiamo detto, cerca nuovi leader, ma riveste sempre un fascino sulle nuove generazioni, un esteso bacino di utenza finalizzato ad ampliare la necessaria manovalanza criminale. Le altre notizie: è morta la donna di Pantelleria data alle fiamme dal compagno, l'uomo piantonato in ospedale adesso deve rispondere di femminicidio. Laura Spanò. È morta attorno a mezzogiorno Annalisa Fontana, di 48 anni, la donna di Pantelleria che nella notte tra venerdì e sabato scorso era stata data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino, di 52 anni, di Palermo. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni erano disperate. Le fiamme, che avevano provocato ustioni sul 90% del corpo della Fontana, avevano investito anche l'uomo sul viso e un ginocchio. Annalisa Fontana era stata trasportata nel soccorso e ricoverata nel secondo reparto di rianimazione del grande ustione del civico. Le condizioni erano apparse subito gravissime. La paziente ieri era stata effettuata una broncoscopia che aveva evidenziato un aggravamento delle condizioni interne con una diminuzione dell'ossigeno e per questo era stata posta sotto ventilazione assistita. È stato fatto il possibile, ma le ustioni di terzo grado che presentava la signora erano davvero gravissime. Pure Onofrio Bronzolino al momento è nello stesso ospedale piantonato dai carabinieri perché in stato di fermo per tentato omicidio su disposizione della Procura di Marsala che coordina le indagini. Le condizioni di Bronzolino, dice il professore Pirrello, responsabile del centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo, sono migliorate. Non ha subito danni irrevocabili per la fiammata di ritorno al viso, ha ancora le palpebre gonfie. Vedremo cosa accadrà appena il gonfione diminuisce. Ha ustioni di terzo grado, un ginocchio, ma non è grave. A Palermo erano arrivati anche l'ex marito della donna e i 5 figli. A cavallo come il Bronx, il duro allarme lanciato da alcune associazioni per la tutela della borgata marinara palermitana arriva dopo la nuova rissa in piazza Beccadelli. Marco Gullà. Piazza Beccadelli a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. È giorno e una coppia passeggia serenamente nel cuore della piazza. La sera però questo stesso posto diventa far west, soprattutto nel weekend. E le scene sono queste qui. Qui a Sferracavallo i residenti hanno paura. Le due risse nel giro di una settimana, prima tra due baby gang e poi l'ultima tra due bande di venditori abusivi contro alcuni ristoratori, ha scatenato il panico. Io sono cresciuta in questa piazza e mio figlio non ci mette piede, io non lo faccio scendere, ha 12 anni, tra poco li compirà.
Ma non ho la sicurezza né della piazza né di Barcarello né delle strade. Ci sono stati due episodi nel giro di una settimana. Terribili, terribili, e non ci sono presidi di sicurezza, non si vedono carabinieri, polizia, vigili. Tavoli e sedie lanciati, un venditore abusivo ferito alla nuca. Qui è diventato il Bronx, dicono alcuni residenti. Le istituzioni in un certo qual modo a volte sono assenti, diciamo, in tutte queste realtà. Capisci? C'è stato un po' di lassismo, me ne rendo conto, un po' di degrado. Le associazioni avevano già allertato le forze dell'ordine sul clima pesante che regna a Sferracavallo. Questo è un segnale serio, grave, perché se non c'è deterrenza, se non c'è presenza della polizia, è assai probabile che possano accadere queste cose. Si ha paura delle reazioni da parte di questi ragazzi che sono completamente abbandonati a loro stessi. La sera è un caos, è quello che succede, motorine, tutto quello diciamo che si vede è da assassinare a casa. A Catania adesso, con due video girati e diventati subito virali, gruppi di teppisti che sfrecciano a bordo degli scooter e corse clandestine a Nesima senza controlli delle forze di polizia. Emanuela Corsi. Gruppi di giovani che girano in moto per Catania di sera. Fin qui nulla di strano, ma guardate cosa fanno in questo video. Sfrecciano a velocità per le vie del centro, impennano e si cimentano in pericolose acrobazie. Tutto ripreso dal telefonino. Questo centauro, rigorosamente senza casco, impenna con un secondo passeggero a bordo che sfiora quasi il selciato. Restiamo sempre a Catania, ci spostiamo a Nesima. Questo è quello che accade ogni venerdì sera, come denunciano degli utenti Facebook sul gruppo Inciviltà Catania. Non sono le scene di Fast and Furious versione etnea, ma gare di automobili clandestine che avvengono tra giovani in una zona fuori dal centro cittadino. Uno dei mezzi perde il controllo e fa un pericoloso testacoda contro il muro. Ai bordi un gruppo di spettatori assiste incitando i protagonisti di queste scene spericolate. Il video, diventato virale sui social, ottiene solo il disappunto da parte di tutti gli utenti che chiedono maggiori controlli sul territorio. Se mancano gli uomini, scrive un utente, deve intervenire l'esercito. Facciamo una breve pausa, subito dopo il calcio, con la vigilia di Catania-Foggia di stasera e la sconfitta di misura del Messina. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, prima sconfitta stagionale per il Messina, battuto 1-0 in Puglia dalla Virtus Francavilla. Decisiva nel primo tempo una rete dell'attaccante Gabriele Artistico. Sergio Colosi. Un insuperabile Francesco Forte nega il pareggio al Messina, che a Francavilla Fontana subisce la prima sconfitta in campionato dopo i pareggi contro Cerignola e Turris. Decisivo il portiere della Virtus, che mantiene l'imbattibilità di giornata e regala 3 punti alla sua squadra in una serata in cui la partita è stata sospesa 37 minuti per il blackout all'impianto di illuminazione della nuova Arredo Arena. Nel primo tempo buona partenza del Francavilla, sulle fasce Di Marco e Biondi saltano come birilli Polito e Tropea, Gabriele Artistico si prende la scena e dopo 2 gol sfiorati con Fumagalli in versione riscatto segna la rete decisiva al minuto 21 facendosi trovare al posto giusto sull'assist dell'ex Biondi. Il vantaggio appaga i pugliesi e sveglia i giallorossi. Inizia così un'altra gara. Forte ipnotizza i protagonisti della sfida contro la Turris, reattivo sul doppio tentativo di Plescia, poi graziato da Emmausso, ma darà il meglio di sé nella ripresa. In avvio infatti intervento spettacolare sul destro di Frisenna, prima della sospensione dell'incontro che riparte dagli stessi protagonisti. Frisenna col piede naturale trova altre 2 volte un Forte insuperabile, che si ripete su Emmausso. Per batterlo al 23esimo ci vuole una sassata di sinistro di Cavallo, ma gol annullato per presunto fuorigioco di Plescia ad inizio azione. Ci sarebbe ancora tempo per recuperare, ma il Messina accusa la stanchezza e spinge con sempre minore convinzione fino alla conclusione. Alla Massimino, questa sera il Catania, che ospita il Foggia, la squadra di Tabiani, vuole riscattare la prestazione offerta a Monopoli. Qualche cambio in formazione, visti i tanti impegni ravvicinati. Al Massimino ci sarà il Pienone. Francesco Triolo.
brillantezza e risultati. Contro il Foggia stasera al Massimino il Catania vuole ritrovarli entrambi per ridare slancio all'avvio di campionato dopo il pareggio di Monopoli, ma soprattutto dopo la prestazione sottotono della squadra. Gli impegni ravvicinati impongono a Tabbiani di fare qualche cambio nella formazione pur mantenendo lo scheletro di base della squadra vista in Puglia. Quello che l'allenatore chiede è di tenere alta l'intensità, ma non solo. Avere più coraggio nel palleggio, di rischiare, che poi a me non piace il termine rischiare, ma la ricerca di trovare delle soluzioni, anziché magari la cosa un po' più semplice, dire più lontano è la palla dalla porta, meglio sto, prima arriva la palla davanti, meglio è, non è così quello che dobbiamo costruire, ce lo siamo detti, i ragazzi se ne sono accorti. Sono 20 convocati dal tecnico etneo, non c'è l'ultimo arrivato Zanellato e sono ancora indisponibili Rizzo, Rabisarda, Popovic e Dubiscas. Rientra Lorenzini in difesa, anche se la coppia centrale dovrebbe rimanere quella composta da Silvestri e Curado. Il dubbio maggiore per Tabbiani è il ballottaggio tra Ladinetti e Quaini, probabile una staffetta tra i due. In attacco non sembrano esserci dubbi, con Di Carmine, Chiricò e Marsura, che dovrebbero essere i tre a partire dall'inizio. Il Foggia è squadra che subisce poco, al di là delle due reti prese all'esordio a Taranto, non subisce gol da tre gare, ed è una squadra che aggredisce e riparte velocemente, due aspetti che Tabbiani conosce bene. Nel senso che sarà una partita bella contro una squadra forte che l'anno scorso non è arrivata in Serie B per l'ultimo gradino, hanno cambiato relativamente poco, è una squadra che ha cambiato due sistemi di gioco in queste tre o quattro partite che hanno fatto, e sono sicuro che vedremo un altro Catania rispetto a quello che abbiamo visto giovedì, sotto l'aspetto fisico e sotto l'aspetto qualitativo. Massimino ancora esaurito, per chi non sarà presente c'è diretta stadio su Telecolor a partire dalle 20:15 con prepartita, formazioni ufficiali, collegamenti dallo stadio, analisi, interviste in anteprima nel post gara ed i commenti del pubblico via WhatsApp. Battuto due volte Messina Denaro da quello Stato che assieme ai Vigiani di Corleone si era illuso di piegare con il sangue e le lacrime inferte con le stragi. Due volte, prima il 16 gennaio, quando è stato arrestato nella clinica di Palermo che era obbligato a frequentare per il cancro al colon. La seconda sconfitta in queste ore, quando è morto ignorato di fatto, mentre la politica e l'opinione pubblica sono concentrati, scusate l'accostamento, sull'addio a Napolitano. Eppure si credeva invincibile, forte delle protezioni degli ultimi tempi a Campobello di Mazara, già smascherate dagli arresti eseguiti a grappolo dagli investigatori, e soprattutto forte di quelle coperture durate 30 anni da parte della borghesia mafiosa, quella denunciata dal procuratore De Lucia. Non mi pentirò mai, ha detto ai magistrati, contraddicendo se stesso, dopo aver assicurato di non sapere cos'è la mafia. E invece avrebbe avuto parecchio di cui pentirsi. Se ne va l'ultimo degli stragisti. Le cosche purtroppo attirano ancora i giovani, abbiamo sentito, con la prospettiva del denaro facile. Per questo la battaglia culturale e la repressione della giustizia dovranno continuare a essere incessanti. Messina Denaro dunque se ne va, rimangono le sue ricchezze accumulate con il sopruso che gli investigatori dovranno scovare, rimane il dolore per le tante vittime innocenti e poi cos'altro ancora rimane di Messina Denaro? Nulla. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.